Ciao amici e bentornati in un nuovo video. Oggi vi propongo tre ricette con il salmone, buonissime. Cominciamo con la prima e qui vedrete tutti gli ingredienti sullo schermo e anche sull'info box. Comincio a tritare il mio prezzemolo con un pezzettino d'aglio e lo vado a mettere in una ciotola. Prima metto il pane grattugiato, tipo 2 cucchiai, poi il prezzemolo con l'aglio, poi aggiungo un po' di spezie a piacere. Io ho messo il timo, ho messo l'origano, rosmarino, e finocchio. Potete fare un mix di spezie che più vi piacciono, un pochino di sale, vado a mescolare il tutto e aggiungo anche un pochino d'olio. Ok, adesso vado a mettere sulla carta da forno il mio trancio di salmone e vado a mettere questo preparato con il pane grattugiato e l'olio, come vi dicevo, sul mio salmone. Questo farà una crosticina e questo va in forno a 180 gradi per 25-30 minuti. Vedete quella crosticina come diventerà tutta croccante e proprio veramente ottima. Per finire metto ancora un goccino d'olio e, come vi dicevo, in forno. Ecco qua il piatto, come si presenta. Eccolo qua il mio salmone tutto croccante sopra e la carne morbida, squisito. Come sapete, questo è quasi un piatto completo perché c'è comunque la proteina, ci sono i grassi buoni e questa verdura che dà un pochino di carboidrati. Ok, la seconda ricetta è il salmone alla piastra e questa è la versione più semplice, questa è quella che io faccio quasi sempre. E comincio a mettere in una ciotolina uno spicchietto d'aglio tagliato a metà con un po' di olio extravergine, un pochino di sale e pepe. Mescolo il tutto e qui ho già lavato e asciugato il mio trancio di salmone. Lo vado a mettere alla piastra e ogni tanto con il pennellino li passo questo olio, così lui si saporisce. Come vedete, dopo 25-30 minuti è già bello pronto e sono pronta per impiattare. Lo accompagno sempre con della verdura, in questo caso del lattughino più rucola e 2 o 3 pezzettini di finocchio. Veramente buono e sano. E la terza versione è questa. Cominciamo a tagliare 10 pomodorini ciliegina a metà. Mettiamo in una ciotolina un po' d'olio. Metto della maggiorana, come vi dicevo, le spezie sono sempre a piacere. Timo, sale, pepe, un pochino di limone, mescoliamo. Mi preparo della carta da forno dove sotto vado a mettere un pochino d'olio così il pesce non si attaccherà sul fondo e metto il salmone. Li vado a mettere sopra questo preparato, lo massaggiamo per bene. E aggiungo anche tutti i pomodorini tagliati, che vi dico già che erano una bomba, veramente buoni. Sono andata a lavare le mani perché ero tutta piena di olio. Allora, qui facciamo tipo una caramella con la carta da forno, chiudiamo le punte. E questo va in forno già caldo a 180 gradi per 25-30 minuti. Passato il tempo, apriamo la nostra caramella e guardate il suo interno. Come vedete, il salmone è cotto, è veramente morbido ed era squisito.
Io ho fatto anche dei peperoni alla griglia e questa volta è stato il mio contorno. Quei pomodorini con quel profumo di aglio e spezie era la fine del mondo. E il salmone era veramente, veramente morbido. Questa è la ricetta che mi è piaciuta più di tutte, veramente. Come sapete, il salmone è un pesce grasso, ma fa benissimo alla nostra, al nostro corpo. Quindi ho voluto proporvi queste tre ricette. Se ti è piaciuto il video, spero mi regalerai un like. Iscriviti al canale che è gratis. E ci vediamo al prossimo video. Hasta pronto!